Buonasera, benvenuti a Centrocampo, un applauso, stasera manca Cindy e quindi non parte l'applauso. Buonasera, siamo qui, le ultime puntate, come ho detto, come ho scritto oggi, le ultime puntate servono per divertirci, perché ormai siamo tranquilli, però prima di iniziare a parlare e a divertirci, presentiamo la nostra parte telematica. Buonasera. Il signor Melodia, sono il signor Melodia. Buonasera. Guarda chi buonasera, c'è. Buonasera. Il signor Melodia. Come sta? Come sta? Sono con te, sono emozionato. Ma signor Melodia, ma come mai? Ma quanto da quando, tempo? Sì, ma da veramente. Quando le sorelle Bagnera se ne sono andate. Ho cambiato casa, ora sto al piano di sotto. Ho sentito che qua c'era la sua trasmissione e sono venuto, sono emozionato. Sì, ma lei mi segue sempre, sì, signor sempre Melodia. Sempre la seguo, tipo maniaco. Io mi stavo facendo la doccia, scappavo, c'era il frocione d'acqua aperto e scappavo subito. Il frocione d'acqua aperto e scappato, sì, ma sì, il frocione no, ci devo andare, sì, infatti subito l'accappatoio, scusate. Signor Melodia, ma lei lo sa che è diventato famoso? Grazie. Perché la seguivano sempre. Lo so. Era sempre in camera da letto, mi ricordo, sì, con le sorelle Bagnera, no? Sì, sì, vabbè, camera da letto, diciamo così, tanto per, non è che... Ma con sua moglie tutto a posto? Ma insomma, grossi problemi. Ma mi passi il tempo, mi sono iscritto a un corso di nuoto in piscina. E niente, sono tutto pieno di dolori perché mi cavi che ho la vista, diciamo, non è più quella di una volta. E avevo una ginchera ancora a vasca, quindi ho avuto. Manca mi sciocchiavo il rine, ho la rinite. Mamma mia, la rinite. Sì, sì, per il rine. Ho capito. E niente, poi problemi, io faccio scommesse con amici. L'altra volta mi sono scommesso una bottiglia di birra con l'amico mio, sì, per vedere, diciamo, a chi faceva la pipì più lontano. E lui diceva, mi accompagnava e diceva, punta di scarpe, ci sei vinciste, mi pisciavi sopra. Cioè, a una certa età, diciamo, ormai. No, può succedere, no. può succedere. Giovanni Messina, buonasera, buonasera, come stiamo? Tutto bene, tutto bene. Questa sera Cindy, per colpa mia, non c'è. Vabbè, nel senso, perché questa sera Cindy sta lavorando. La parte telematica è sempre in funzione, attendiamo le domande da parte di tutti quelli che ci seguono. Sì. Le più interessanti. Sì. Poi volevo dire alcune cose, intanto partiamo subito con i saluti veloci, volevo salutare degli amici particolari che sono Michele Zappardo, Giada e Debora. Sono degli amici particolari. Il signor Melodia sono. Saluto il signor Sergio Ciulla che mi accompagna a ritirare la pensione ogni mese. Ah, lui? Sì, sì, vai, qualche Sergio. Cosina gliela ciao, dà. Ciao Sergio, sì. Qualche cosina gliela dà sì, o sì, no? Sì, no, tutti io, sì, figlia, ma diciamo. Ma come? No. Sì, poi se no. L'accompagno io, signor Melodia, se lei... Magari Dio. Ho capito, ho capito. Le cose allora, da segnalare importanti questa settimana sono... la cosa eccezionale che è successa al campo allo stadio del Barcellona. Dopo una partita dove il Barcellona ha perso il titolo, tutto il pubblico, 90.000 persone, hanno applaudito la squadra dell'Atletico Madrid che ha vinto lo scudetto, cose che in Italia sono impensabili. Ho capito. Veramente una cosa. E poi un'altra cosa importante, Francesco Saia, un nostro amico, ha esordito in Serie A. Ha arbitrato Udinese Sampdoria, è un arbitro della... Ma guarda, chi meglio di te? Questa sera manca l'uomo delle chicche, ma ci sei tu. Allora, intanto voglio continuare a presentare. Aspetta, l'ultima altri. Cosa, volevo sottolineare l'etica morale e calcistica di Fiorentina-Torino. Se le sono date di santa ragione, a fine partita sono andati dal giocatore che ha sbagliato il calcio di rigore, cercando di, diciamo, di... È veramente una cosa che fanno, sono degli spot particolari e costruttivi per il calcio. Vero, signor Melodia, chi è che il signor Melodia, no, ciò io credo da vicino. Sì, l'ho visto. Da vicino, perché sono vicino, vicino di casa, lei. Quando esco quelle di lontano. Ah, quelle di lontano. Perché, vabbè, Domenico Simonetti, come mai in poltrona? Benvenuto a Centrocampo, che è successo? L'hai trovata libera e ti sei seduto? Mi sono imborghesito, ormai il campionato è finito, quindi non abbiamo più, ci possiamo sedere in poltrona. Ah, ok. Che di solito quando uno guarda la partita è sempre... Ma stasera vuoi fare il cambio? Cioè tu stai in poltrona e Salvo Messina sta accanto a te? Stasera sì, stasera sì, mi pare è giusto che Salvo Messina una volta tanto si assida in quel consesso, nello scranno più alto, diciamo. Signor Melodia, sono un po' allora, di sesso. Cioè, secondo me vi siete messi d'accordo allora. Ci siamo messi d'accordo, diciamo. Sicuramente me la passo meglio. Buonasera a tutti. Buonasera.
microfono che glielo diamo a Salvo Messina. Vabbè, questa sera ogni tanto bisogna, non lo so, no, quello tuo, il microfono a gelato. Più che Salvo Messina, Salvo Complicazioni. Ecco, già. Salvo Complicazioni. Va bene, allora presentiamo il nostro amico direttamente da Amici, lo abbiamo qui a Centrocampo e lui è Cesare Cernigliaro. Benvenuto a Centrocampo. Ciao a tutti, grazie. Poi magari, siccome le chicche le voglio sapere anch'io da parte tua, poi mi dici che cosa è successo all'interno di questa scuola, che cosa hai fatto, per quanto tempo sei stato lì? Per 2 mesi e mezzo. Per 2 mesi e mezzo, poi che cosa c'è stata? La sfida? No, ho fatto l'esame con la maglia nera, sì. Purtroppo diciamo che è andata male anche perché avevo dei problemi di salute e niente, sono uscito. Purtroppo, però, comunque io dico sempre a tutti che un gioco non è la vita. Vabbè, ma meno male che tu sei un ragazzo intelligente, perché ci sono molti ragazzi. Io conosco Maria De Filippi, io ci sono stato un anno nella sua trasmissione, non in Amici, ma in un'altra sua trasmissione, un anno proprio bello piano piano. E quindi ci sono dei ragazzi, perché seguivo, perché gli studi a Cinecittà, certo, sono tutti uno dietro l'altro, lo studio di Uomini e Donne, lo studio di Amici, lo studio di C'è Posta per Te. Ci sono molti ragazzi come te che al momento in cui sono stati eliminati sono andati in depressione. Sì. Ha fatto ammalare un sacco di ragazzi, vero, Maria. E devo dire che questi ragazzi ancora stanno male, perché hanno toccato il cielo con un dito, cioè nel senso, prima serata, Canale 5, ci sono più di un centinaio di ragazzi che ancora oggi stanno male. Tu devo dire che l'hai presa bene, perché sei un ragazzo intelligente, tanto sei bravo. Grazie. Stai lavorando tantissimo, sei richiesto, ma che te ne frega, tanto la pubblicità te la sei fatta, giusto? Vabbè, in primis il mio obiettivo è quello, tu lo sai benissimo, è quello di mandare dei messaggi a dei ragazzi. Bravo, quindi, bravo. Quindi quello che mi importa non è il successo magari televisivo in sé. Vabbè, ma è quello anche della... però, sì, perché la televisione ti aiuta a mandare questi messaggi. Appunto, stavo dicendo proprio questo, non è proprio il diventare famoso e magari farmi, tra virgolette, i soldi. Guarda, quello che mi fa piacere è mandare i messaggi a più persone possibili. Bravo, bravo. E adesso perché? Perché Cesare Cernigliaro, lui si dice rapper? Rapper. Allora, di solito noi rapper li conosciamo che sono stravaganti, eccetera, eccetera. Lui, siccome le scrive lui le canzoni, scrive delle canzoni dedicate ai giovani di oggi, che purtroppo i giovani di oggi rischiano tantissimo perché fanno delle cose strane. Lui cerca di dare questi messaggi per evitare che questi ragazzi bevano, si mettono alla guida, si drogano, eccetera, eccetera. Sentite le sue canzoni e poi vi renderete conto. Il testo principalmente, non è il fatto che la canzone è ballabile e ci divertiamo, ma il testo è la cosa più importante. Io ti devo fare i complimenti perché l'ho ascoltato le tue Grazie canzoni. Grazie mille. Ancora un applauso a Cesare. Cesare, quel che è di Cesare. Salvo Messina. L'ultima pappata, mi tu. Mi illumino immenso accanto a te. Cioè, ma che cosa avete fatto? Veramente. Perché? Ma non ti è piaciuto questo turnover? Perché Iachini, io l'ho visto Iachini, che l'allenatore del Palermo, quinte, ogni tanto qualche cambio. I cambi di Iachini sono sempre stati vincenti. Questo corso è cambio di stagione. Quindi, cambi di fine stagione. Saldi di fine stagione. Infatti. Va bene, Salvo Messina, applauso. Benvenuto a Centrocampo. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Adesso abbiamo i signori ospiti, importanti come sempre, l'amico Enrico Sanseverino, avvocato, è venuto a trovarci ancora una volta, benvenuto. Grazie Giussi, grazie per l'invito. Dottor Livio Blasi, il direttore di oncologia dell'ospedale civico di Palermo, benvenuto. Grazie a per essere stato invitato. E poi abbiamo il nostro amico avvocato Antonio Tito, benvenuto a Centrocampo. Buonasera, bentrovati tutti. Visto, ho messo un dottore in mezzo a due avvocati, hai visto? Hanno bisogno di protezione in questo periodo. Che c'è Livio? Sto ideando una cosa molto bella. Dimmi. Che cosa stai Voglio aprire uno studio per difendere i medici dagli avvocati. Ho capito, questa è forte. No, abbiamo degli avvocati pronti a sostenere l'iniziativa. E tu? E quindi Tito, quando faranno la pubblicità, fate in modo che tutto ciò che succede in sanità e malasanità vada verso il medico. Quello è importante. Noi siamo al contrario, difenderemo i medici in maniera gratuita. Ho
capito, avete visto, avete sì, sentito però, è una bella l'abilitazione. No, no, non importa, abbiamo degli avvocati pronti. Ah, avvocati pronti. Del foro agrigentino, sono parecchi. Ad Agrigento c'è un gruppo di avvocati che vuole sposare la mia... Vero? Sì, sì. Vabbè. Allora, adesso lo sponsorizziamo a Centrocampo. È una bellissima idea, una bellissima idea. Lo sponsorizziamo a Centrocampo. E dottor Melodia, ma che fa? Mi chiama la sigla? Dottor Melodia, no, non è. E adesso sigla su Morubino. Eccoci pronti. E allora, cominciamo e partiamo dalla nostra parte telematica. Il nostro Giovanni Messina, poi mi devi dire con la Spranova 2000 se c'è qualcosa di nuovo. Sì, sì. Non mi dimentico della tua squadra, anche grazie, se parliamo del grazie. Palermo. Giovanni, allora che succede? Siamo in linea, però dico ancora aspettiamo le domande. E tu scrivile che la gente... Sì, sì, parliamo del Palermo velocemente. Sì. Intanto stadio vuoto ed è difficile Vero. Affrontare una gara con Strana pochissime persone. Strana. Dico, io non capisco perché non si inventano qualcosa di particolare, tipo... fare entrare gratuitamente tutti i bambini delle scuole calcio, i vari colori delle varie scuole calcio di Palermo e riempire lo stadio. O l'ingresso al biglietto, la donna, biglietto alle famiglie, per esempio un biglietto entra una famiglia, perché tanto dico... Tenere lo stadio vuoto è veramente deprimente, sia per chi osserva da tutta l'Italia, sia per chi deve giocare. Chi deve giocare chiaramente non può avere gli stessi stimoli con uno stadio vuoto. Palermo ha giocato la cosa brutta, tra virgolette, che non è che non ha giocato e ha perso. Sì, mancando come al solito Maresca, che era quello che di solito la parte bassa comincia sempre il gioco, e venendo a mancare anche Vasquez, che in Monti, nella parte iniziale della partita, era molto nervoso, infatti... L'hanno massacrato, dai. Sì, infatti si è fatto buttato. Dico, paradossalmente, perdoni se intervengo. C'è il due Messina. No, era per confortare quello che stava dicendo lui. Cioè, lui è soprannominato Vasquez il muto, no? Si vede che quando parla combina danni, visto che si è fatto buttare fuori. Ma era stato veramente massacrato con interventi. Diciamo che proprio la tattica del Carpi era bastonate a tutta forza, l'abbiamo capito subito. Però dico, non è stata una bella partita, anche se, dico, siamo a fine stagione, oramai gli obiettivi sono stati raggiunti. Peccato, però potevamo concludere imbattuti il 2014. Cioè, la cosa positiva è che ho visto una squadra che ha voluto giocare fino alla fine. Sì, se l'ha giocata. La cosa negativa è che pur giocando ha perso. Sì, questa è la cosa, cioè le due cose. Ma siccome però non rischiano niente, anche se perdono, certo, non è bello. La cosa più brutta è il fatto dello stadio. Diciamo che c'è stata molto confusione tattica. Quel rigore battuto, diciamo, in maniera molto, molto sufficiente. È stato un passaggio. Infatti, il giocatore che era prima della primavera del Palermo, che ha segnato. Ha battuto Mangoku. Un ottimo rigore, sì, tecnicamente sì, ha buttato Sorrentino da un lato, lui ha messo... Invece Dybala l'ha detto proprio partendo, ha fatto capire al portiere, tiro lì, e, insomma il portiere è stato bravo. Morbido e anche a mezza altezza, di solito i rigori si battono proprio agli angoli. Caragiusi, molta confusione tattica e il gioco latente purtroppo, poca qualità abbiamo visto. Niente, tanto adesso mancano le ultime, mi sembra due partite. Ternana e Crotone in casa. Vediamo cosa farà il Palermo. Vabbè, male che vada, nulla di faccio, nel senso, rimaniamo. Ecco, la nostra regia ci manda la classifica. Ecco, il Palermo è sempre, infatti, 82. Mancano tre punti ad eguagliare il record, credo, del Chievo. Sì. Quindi se riusciamo a fare una vittoria o un pareggio, superiamo il record. Perfetto, grazie Giovanni. Enrico Sanseverino, allora, tu sei venuto che eravamo in B. Sei ritornato e ci hai trovato in A. Quindi la cosa bella è questa. È l'unico problema, è come diceva il nostro tecnico. A questo punto Europa League. Magari. La cosa brutta è il fatto che lo stadio è ancora vuoto, nonostante tutto siamo in A. Io pensavo che magari i tifosi potessero gasarsi. Ma credo che oramai il problema del tifo qui a Palermo è legato. Sì, è cambiato. Se pensiamo all'anno della promozione, della prima promozione, e poi col passare degli anni c'è stato chiaramente un calo anche di tensione da parte del pubblico, dovuto, chi lo sa, anche a molti problemi, anche un fattore economico. Che certamente si gioca anche il sabato e parecchia gente lavora il sabato. Il sabato si lavora, però ecco, l'idea di iniziative che possono portare gente allo stadio, saranno i bambini, saranno le famiglie, anche perché, diciamocelo francamente,
oramai non è tanto l'incasso della domenica o l'incasso del sabato a costituire un motivo di finanziamento per la società. E allora, ecco, certe iniziative possono far sì che i giocatori, chi in campo chiaramente dia tutto se stesso, il calore del pubblico certamente serve a questo, e quindi iniziative come quelle che sono state suggerite poc'anzi possono certamente servire a questo scopo. Tu sei venuto in questa trasmissione, già c'era Iachini o no? Erano le prime partite di Iachini. Le prime partite di Iachini. Hai visto che cosa ha fatto? Certo, è stato un percorso sicuramente ad ostacoli, perché ha dovuto ricostruire soprattutto uno spogliatoio, perché credo che il grande merito di Iachini sia stato quello di avere ricostruito uno spogliatoio. Prova ne sia che chiunque sia andato in panchina non ha certamente manifestato malumori, chiunque veniva sostituito raramente ha mostrato, segni di insofferenza. Iachini sotto questo punto di vista è un duro, ricorda un certo Tom Rosati, lui adoperava i ceffoni, mi ricordo una volta Maiellaro che rientrò in campo con il segnale di 5 dita in faccia, perché proprio Tom Rosati aveva colpito duro. Sotto questo punto di vista credo che Iachini non sia da meno, non userà maniere forti alla Tom Rosati, però è riuscito a creare un gruppo coeso, un gruppo affiatato nel quale tutti erano in funzione della squadra. Ci ha portato in alto, Livio, la cosa bella che ci ha portato in alto. Io però eri fiducioso, mi sembra che io ero dell'era Gattuso, quando dissi che si volava in primavera, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Abbiamo fatto questo progresso, poi in fondo la primavera è arrivata, le ultime partite sono quelle che ci ha portato in Serie A. Adesso, dicevamo campioni d'inverno. Sì, perfettamente. D'inverno, dico, spero. Quindi adesso c'è un certo rilasciamento, ma è normale questo. Poi Carpi, abbiamo perso pure a Carpi, no? L'hanno la Ferrari, quindi loro corrono più veloci. Con polemiche. Alcune cose ci sono, anche se questa anche volta quest'arbitro non mi è piaciuto, comunque non ha abitato bene, vedi. Sì, per quanto riguarda gli stadi sono d'accordo con lui, si dovrebbero riempire. L'ha fatto Napoli domenica, no? Napoli 10.000 bambini sono entrati in maniera gratuita per riempire lo stadio, quindi si potrebbero prendere fare queste iniziative anche da noi, perché insomma, non manca. Ma io dico, in queste ultime due partite, perché non fare esordire qualche giovane della primavera? Avvocato, secondo te, tu che hai sempre delle idee, diamo un'idea a Zamparini, diamo un'idea, tanto ci seguono, stai tranquillo che ci seguono, non credo, io lo che so, ci sia, cosa potremmo dare, un input? Per Zamparini almeno non ha bisogno del nostro input. Sì, vabbè, però Zamparini avrebbe bisogno, avrebbe bisogno di un po' di sensibilità. Devo dire che è molto disattento a questi aspetti che hanno comunque un ritorno anche di carattere sociale. Che cos'è l'input, signora Giusto? L'input. L'input è spronarti. È un virus, È un virus. Una cosa che comunque si ferma a metà. Signor Melodia, una volta in televisione ho letto incipit, ho sentito il dottore Simonetti, incipit. Invece è input uno, è un input con incipit. Ci sono delle tutte catti. Ci sono delle figure proposte che dovrebbero consigliare Zamparini. Certo. In tal anche la coppa senza non consigli, voglio dire, quando si fa un campionato in Serie B come quello che si è fatto, con grande delusione per la città di Palermo, per la retrocessione comprata l'anno scorso e costruita nei due campionati precedenti, perché di questo si è trattato, e si riesce a tornare con devo dire ottimi risultati in Serie A, ma se tu vuoi che i tifosi riconoscano che si è trattato soltanto di un incidente di percorso, ma apri loro le porte. Perché no, quale suggerimento ci vuole per capire che questo può essere un aspetto importante che può avere anche grandi ricadute per il campionato a venire? Quindi che suggerimenti, che sollecitazioni, che indicazioni, che input possiamo dare a Zamparini? Quando ce n'è a Roma, nella vita ci sono alcune cose che si comprendono da sole, e quando non si comprendono da sole, non si interpretano da sole, non si realizzano da parte di chi ne ha la possibilità, vuol dire che sotto questo aspetto c'è una grande carenza. Ecco.
credo proprio che Zamperini c'entri poco ad aprire lo stadio alle famiglie. Ci sono i dirigenti preposti, pagati per questo, che dovrebbero... è Zamperini, che non c'è nessun altro. Perché lui, Zamperini però, vedi che mette Zamperini al posto, occupano le persone che dice lui, e quando non gli stanno bene le toglie. Quindi oggi noi possiamo parlare solo di Zamperini. Era l'unica partita in cui si poteva fare qualcosa, perché col Crotone, visto che ci sarà l'assegnazione della vittoria con la coppa, ci sarà più affluenza, ci sarà il pienone, ci saranno certi tifo organizzato che sta facendo delle coreografie, quindi il problema era solo la partita di sabato, che nessuno ci ha pensato, mi pare che abbiamo fatto 2000 o 2300, perché l'ultimo dei pensieri sono i cittadini. Vabbè, allora città, prima della pubblicità, dato che abbiamo invertito, dobbiamo sentire adesso Simonetti e poi all'ultimo Salvo Messina. Domenico, quindi vi siete invertiti i ruoli, quindi intanto tu hai suggerito a Zamparini già una difesa. Sì, cioè, hai visto. Qua abbiamo il meglio della della difesa. Lo puoi dire vero. Con gli avvocati. Avvocati che abbiamo stasera, voglio dire. Siamo vero in una botte di ferro. Per la difesa c'è nessuno ci può. Una sicurezza. Speriamo che non ci darà mai mandato, però. Anche se i risultati a te sicuramente a me neanche, quindi siamo molto sereni, ma i risultati che ha ottenuto forse avrebbero dovuto anche lì indurlo a riflettere. Va bene, andiamo. Speriamo che rimanga Muñoz, che è un giocatore di Serie A e che già si è fatto. E poi il centrocampo, questo è la chiave, la madre di tutto il gioco. Che però no, il dottore Simonetti parla che osservo un arringare un avvocato, mi stavo addormentando un po'. Ma lui è un avvocato mancato, perché suo sogno era quello di diventare avvocato. Un giorno me l'hai confessato. Non solo te l'ho confessato, ma te lo riconfermo. Ma non sogna, perché dice che parla pure uno suono, per cui. E quindi, cara Giussi, dimmi, caro Domenico. Io credo che il prossimo anno... I piccioli su picca in tutte le cose. Il bilancio cerca sponsor, piuttosto si sponsor. Palermo sta facendo una campagna acquisti mirata, sta prendendo diversi giocatori delle squadre che sono retrocesse, tra Livorno e Bologna. Delle squadre retrocesse. Cioè, è anche il Sassuolo, qualche giocatore del Sassuolo, è qualcuno del Catania. A quanto pare è saltato, bellissimo, perché non è... Ma a proposito di Catania, poi il problema è l'amalgama, cioè... Quello si compra, si compra. L'amalgama, poi ne parliamo il prossimo anno, appena si Simone, quando si Paolinho, che ne pensi? Potrebbe essere a casa nostro Paolinho. Due anni fa Paolinho era stato richiesto ufficialmente dal Milan. Dico che ma a parte Paolinho, è un giocatore completo. Segna, io mi auguro che potrebbe fare al caso nostro Belotti, che già sul quale punto tanto. Io credo che si potrebbe affermare, perché ha delle qualità tecniche non indifferenti. Vedere lo stesso Vasquez. Dovremmo ancora aspettare Dybala in Serie A? Io Dybala non lo venderei. Darlo in prestito per farlo maturare. Però anche in Serie A. Belotti ci punta. E poi è chiaro, la Serie A è la Serie A. Questa Serie B è stata un po' mediocre, altri diciamo. Ritmi, ma è tutta una cosa diversa, ritmi, si è messo punto, gli errori che un'altra storia. Qualche errore di troppo abbiamo fatto in difesa anche contro il Carpi, in Serie A ci farebbero pagare partite intere, perderemmo per esempio una squadra che all'inizio era considerata una squadra materasso, all'inizio, come il Sassuolo. Poi alla fine ha fatto la campagna acquisti a gennaio, ha rifatto la squadra. Ma il Sassuolo, anche se ha un fior di presidente, doppio presidente Confindustria, con tutto quello che significa. Abbiamo un Bologna quest'anno in Serie B. Sì, ma il Bologna doveva retrocedere al posto del Palermo lo scorso anno, perché il Bologna era candidato a retrocedere lo scorso anno. Il Palermo proprio si è voluto fare male. Classico biscotto. No, ma voglio dire, non basta chiamarsi Sassuolo. Poi a gennaio la perla del Bologna di quest'anno è stata la vendita di Diamanti, che era l'unico che gli risolveva le partite. Quindi il Bologna scientificamente, secondo me, ha fatto di tutto per retrocedere. Quindi, ragazzi, si è preso quanto? 10 milioni di euro. Si è preso 10 milioni e dopodiché ha detto: abbiamo... Perfetto, grazie. Cesare, tu segui il Palermo?
Ti piace il calcio? Sì. Prima, poi tempo fa, ti parlo quando avevo 13 anni, così giocavo a calcio. Ah, pure? Sì, ero in porta. Ho fatto un bel po' di partite, devo dire che ho giocato per 3, quasi 4 anni. Sì. Sono arrivato a fare delle partite anche importanti, no? Sì, no, mi è sempre piaciuto il calcio, anche se da quando diciamo ho smesso di giocare ho dato molto più priorità alla mia vera passione che poi ho scoperto dopo, che è il rap. Però comunque ero un portiere, ho fatto per esempio delle parate, per esempio te ne dico una, mi ricordo ancora adesso, che sono passati un po' di anni, ho 18 anni ragazzi, non è che... ho 18 beato anni tu. Però. Esatto, sono passati un po' di anni però, tipo mi ricordo che mi stava arrivando l'attaccante addosso, era uno contro uno, ho avuto l'istinto di andare addosso, uscire sulla palla, a un certo punto tipo ho visto che me la stava lanciando sul sette, per come si dice, allora mi sono lanciato proprio così, ho detto mi lancio, se la piglio la piglio, se non la piglio niente, ho detto proprio in siciliano. Mi sono lanciato e sono riuscito proprio a prendere la palla. È stata una, diciamo, una parata importante perché diciamo che ha fatto vincere la squadra. Hai visto? Perché proprio mancavano pochi minuti, 2 minuti mancavano alla fine della squadra. Cioè alla fine della partita. Della sì. E alla fine abbiamo vinto, abbiamo festeggiato, è stata una partita un po' memorabile. Hai regalato perché alla squadra la vittoria? Hai continuato visto le potenzialità? Perché ho scoperto che in realtà quello che mi piaceva di più era il rap. Cioè era la musica. Hai fatto bene. Perfetto, allora. Poi è stato fortunato perché non ha incontrato Zamparini che lo avrebbe contrattualizzato subito. Chissà, magari lo sente adesso, chissà, lo facciamo cantare allo stadio. E adesso facciamo una cosa, mandiamo la pubblicità così nel frattempo Cesare si prepara e ci fa sentire qualcosa. Vabbè. Ok, pubblicità. A dopo. Chi è stato? Applauso a Cesare. Grazie. Prima che parte la canzone posso dire una cosa? È molto importante dire questa cosa. Questa canzone si intitola I Sette Peccati e parla proprio dei peccati capitali, quelli che abbiamo tutti in pratica. Questa canzone diciamo che li spiega, l'ho scritta io questo testo, questa canzone l'ho scritta io e spiega proprio i sette peccati capitali quali sono. Il messaggio è quello che di cercare di limitarli a buttarli fuori dal nostro essere. Così almeno magari possiamo vivere anche meglio. Bravo a Cesare. Grazie. Vai in regia con la base. Però devo dire una cosa. Io sono molto simpatico, no? Se mi potete battere le mani a tempo, mi fate un favore. È stato molto tempo fa, più di quanto sembra, un posto che forse nei sogni si rimembra. La storia che voglio dire potrete, si svolse nel mondo delle feste più liete. Vi siete mai chiesti dove nascono le feste? Se così non è, incominciare dovreste. Forte, su, su, su. Le feste liete non sono biete quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono biete quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono biete quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono biete quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Superbia, ti senti superiore agli altri quando invece sei soltanto uno come tanti. Ti dà fastidio solo che io canti, rimpianti perché bevere tutti i momenti per te più importanti. Parlo di lussuria, quel peccato capitale che una volta usato sei cambiato fa più male. La mia pazienza è poca, poi tutta la mia rabbia su di te si sfoga. Ira, terzo peccato da ascoltare quando arriva tu non sai più cosa fare perché ti prende e ti afferra come se fossi una belva. Vedo tutto nero e poi diventa tutto vero. Sono a tempo. Quel piacere nella mente. Le feste liete non sono biete quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono biete quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono biete quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Dei sette peccati ne ho nominati solo tre, ne manca quattro e sono riferiti tutti a te. Uccidia la voglia di dormire nel tuo letto, comandare gli altri, non sentirsi in difetto. Mangiare, tanti dolci a volontà, questo è il gol del quinto che ingrassare ti fa.
l'avarizia tutto vuole nulla dà. Perché essere ingordi è un peccato e lo si sa. Infatti questo è il sesto dei sette peccati. Ne manca solo uno e poi non parla più nessuno. Invidia, l'ultimo della lista. Adesso vado in pista, raggiungimi con vista. Che prendo la Aston Martin, becchiamoci a sto party. E tu diventi invidiosa della mia tipa stilosa. È stato un piacere descrivere il tuo io. Dicevi di me, ma non è uguale al mio. La mia partita è vinta ormai, tu lo sai. Occhio cosa fai perché te ne pentirai. Le persone vanno avanti. Su, su, hey, hey. Le feste liete non sono biglietti. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono biglietti. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Ora più forte perché sono in questi tre peccati, ok? Su, su. Superbia, lussuria, ira, avarizia, acidia, gola, invidia. Again. Superbia, lussuria, ira, avarizia, acidia, gola, invidia. Superbia, lussuria, ira, avarizia, acidia, gola, invidia. Non è finita, solo me la tempo. Biglietti quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono biglietti. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono biglietti. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono biglietti. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Nella mente. Grazie. Questa volta è finita. Senti Cesare, prima io so che tu immediatamente riesci a fare delle canzoni. Io guarda, ti ho scritto degli appunti. Io lo so che tu le inventi al momento. Dai. Sì. Dai, falla. Abbiamo... Sì. Abbiamo niente? E allora mi servirebbe una base. Potete farlo voi a tempo con le mani? Sempre con le mani, anche se l'abbiamo rossa. Dai, fa niente, dai. Dai, ok, oggi okay. Tornato a casa con le mani rosse. Sì, giusto, giusto. Dai, dimmi tu quando. Così. Uno, due, tre. Abbiamo il batterista qua. Non vi fermate mai, eh? No. Proviamo a improvvisare. Allora, chi è? Ok, senti bene, col freestyle sono arrivato. San Severino, senti allora l'avvocato. Mi vuoi denunciare, senti cosa voglio fare. Siccome ti do adesso amo cucinare. Ok, senti bene, troppo mitico. Dottor Livio Blasi, direttore oncologico, ospedale civico. Non ho finito, lista. Arrivo, te l'ho detto, Messino, giornalista. Opinionista, Giovanni Messina. Non l'hai capito, adesso arriva la mia rima. Io sto così tanto male che adesso vado proprio da Domenico, il farmacista. Hey, non ho finito ancora. Senti le mie rime, adesso senti come suona. Ok, le mie rime son volate. Come carbone minchiate e volate. Ok, me l'hanno scritto. Non c'entra niente, allora adesso non ho finito. No. Mi manca l'ultimo, scusi. Un applauso per Giusy. Grazie, bravo. Bravo, grazie. Bravo. Sei eccezionale, Cesare, dai. E allora, adesso facciamo una cosa. Mi sembra che c'è abbiamo un'intervista in esclusiva, così dopo si prepara la parte telematica per Stadio News. Abbiamo questa intervista in esclusiva di Sorrentino, però domani andrà in versione integrale su Video One alle ore 21 ed è da seguire. Mandiamola. Stefano, facciamo un'intervista un po' inusuale, usciamo un po' fuori da quelli che sono i ranghi del Palermo Calcio, ne parleremo ovviamente, però parliamo anche di Stefano Sorrentino, il personaggio Stefano Sorrentino. Però per prima cosa ovviamente ti chiedo di commentare questa fotografia, che cosa ti viene in mente quando la guardi? Beh, sicuramente è il giorno della promozione in Serie A. Voglio dire, chi guarda questa fotografia si commenta da sola, ecco. È il giorno, uno dei giorni più importanti di quest'annata, momenti bellissimi, momenti indimenticabili che rimarranno sempre dentro ognuno di noi. Senti Stefano, andiamo avanti, ti faccio vedere questa foto. Sì. Io non la commento perché non c'è bisogno nemmeno di commentarla. Che ricordo hai di quel momento quando sei entrato in campo l'anno scorso a Catania? Beh, sicuramente è stata un'accoglienza molto particolare, ecco. A parte questo discorso delle B, ci precisavo a dire una cosa, ecco, molti mi contattano, mi scrivono a mio papà, che si stupiscono del fatto che noi in questo momento siamo contenti della nostra promozione, allo stesso tempo sembrerebbe che fossimo contenti della loro retrocessione. Come ho scritto in un tweet qualche giorno fa, la vita è fatta di scale, quindi
mi può dispiacere per loro, però visto che loro, i tifosi di questa squadra, sono, amano così tanto mio padre, perché credo che mio papà abbia fatto tante cose importanti negli anni in cui ha giocato lì da loro, capitano, ha vinto tanti campionati, quindi se lo ricordano ancora oggi, anche se sono passati 30 anni, molto molto bene. Io sono suo figlio e i cori per tutti i 90 minuti che io ho ricevuto in questa partita qua, quindi voglio dire, parlano da soli, quindi chi era presente, oltre alle B, che questo ci può essere, fa parte dello sfottò, però i cori menzionando madre, mogli e figli, quelli rimangono, e ad oggi diciamo che qualche sassolino dalla scarpa me lo sono tolto. Quindi questo è stato uno stralcio di intervista, domani comunque ci sarà tutta l'intervista integrale, dato che si racconta in 12 foto, quindi dura di più, a Video One alle ore 21. Giovanni Messina, allora rientriamo in quello che abbiamo visto, musica, sport, spettacolo, e che c'è, signor Melodia? La vedo un pochino questa sera abbacchiatella. Non gli piace la musica. Ah, gli piace? Non gli piace. Perché lei ha problemi. Non è la melodia giusta. Le sì, sì. La c'ho melodia giusta, vero, vero. Le otoliti, diciamo. L'apparecchietto l'ha preso. Sì, sì, l'aereo una volta. Come? L'aereo una volta. Ho capito. Mi dica, signor Melodia, che c'è? No, io ho scritto, sì, anche io sono stato vittima dei 7 peccati capitali. Vero. Sì, sì. E che è successo? Peccato che mi retave, peccato che mi vicina Carreò, peccato che mi soggira viva, peccato che la pensione finisce subito, peccato che arrivano i bulliette, peccato come funziona più. I 7 peccati capitali. Ah, questi sono i 7 peccati, ho capito. Perfetto, signor Melodia. Poi qualche altro problema? Sì, no. Vedi che abbiamo qua medici, abbiamo farmacista, dottori, avvocati, qualsiasi tipo di problema noi lo possiamo risolvere. No, volevo dire appunto perché non fanno il biglietto per i pensionati, che ho preso la pensione, prendo la pensione. Ho preso la pensione, biglietti gratis per i pensionati. Ah, vuole biglietti, vabbè. Ho preso la pensione. Lo so, che l'ha accompagnato pensione di anzianità, pensione di anzianità. E non l'ha accompagnato l'amico suo che ha salutato? Sì, no, quando ero tutto contento e mia moglie mi fa, dice, Scimunito, se te calavi il cavo, se non ti accettavano pure chi dava in valle d'età e mi pigliava per lui. E perché non l'hai fatto? No, sono svenuto, ho preso la pensione e sono svenuto. E perché? E l'amico mio Felice ha avuto un aumento di pressione, ci sono un abbassamento di pensione. Ecco perché. Problemi, un sacco di problemi. Mamma mia, mi dispiace. Tento la fortuna arrotondo con i numeri, mi gioco i numeri all'otto. Sì. E io qualche volta smorfio. Nel senso che l'altra volta ho visto che c'era un incidente stradale a Viale Regione, c'era una signora divagata a terra. E sono entrato subito al botteghino, ci disse, signorina, mi scuso, ma in terra quanto ci sta? Dice, ma fino a qua non su venne a pigliano. Ci arrestava, diciamo così. No, ho capito. Male. Senta, ma da questo trasloco, perché io so ultimamente, quando io la vedevo, che ci veniva a trovare spesso a noi a casa, mi ricordo, sorelle Bagnera le veniva a trovare spesso. Sì, peccato. Dico, da quando ha fatto tutti questi cambiamenti di casa, adesso ha trovato una sua giusta dimensione? O è sempre in cerca? No, diciamo problemi di varia natura, i vicini che fanno confusione, non si può dormire. Si lamentava delle sorelle non Bagnera, si può dormire ora. La notte, un sacco di problemi. Ho insonnia, Ah sì? Sì, come mai? Meno male che ho telefonato al dottor Piritoni che ha lo studio. Lo conosce pure. Ve l'aveva detto qua, mi ha dato i purganti. E che c'è? Che non dormo lo stesso, però qualche cosa di fare almeno lì, cioè, lui che mi giro di notte. Ah, va bene, ho capito, perfetto. Grazie, signor Melodia. C'è qualche messaggio? Me lo dica, sì. Armando da Palermo, l'ultima volta che sono andato allo stadio i tifosi erano così gasati, ma così gasati che l'aria era irrespirabile con tutto questo gas. Ah, ecco, ho capito. E poi Giuseppe della zona Colonna Rotta, speriamo il Palermo acquisti Paolinho, e non il giocatore cinese che prende sempre i pali, Pigliuligno. Ah, ecco, giusto. Va bene, signor Melodia. Allora, poi più tardi mi dice qualche altra cosa, va bene? Sì. Poi volevo parlare col dottore se c'è qualche medicinale, diciamo, per... Cioè? Perché una volta sola sono riuscito a fare l'amore per un'ora e due minuti, quando c'era l'ora legale. Ah, ho capito. Un minuto. Ho capito, va bene. Scusate. Poi a chi lo deve chiedere, al farmacista o al dottor Livio?
Ma no, avevo iniziato col farmacista, ma penso non ci siano speranze, ci vuole il dottore Livio. Ah, ho capito. E che cosa può fare, dottore? Sono preoccupato. Non farlo quando scatta. No, infatti, secondo me l'ora legale non dovrebbe mai entrare per lui. Certo. Quindi dobbiamo cambiare. Il problema come si cambiare paese, dove non c'è l'ora legale. Ah, cambiare. Sì. Grazie. Prego. No, ma questo è bello. Io ho problemi, comunque il dottore sicuramente avrà pure problemi. Diciamo che ho capito. Un sacco di problemi. Dimmi Domenico. Potrebbe chiedere un consiglio al colonnello Bernacca. Ah, vero, mischio, non c'è più, però. Forse perché prima aveva la bacchetta, diciamo. Ho capito, mi è diventato va bene. Da quando non c'è più tempo non si porta giù sta ricchio. Beh, ragione. È instabile. Perché Bernacca non anche perché è bello tempo e malo tempo, mi ricordo una trasmissione. Non dura sempre un tempo. Giusto. Giovanni Messina. E allora, poco fa tu mi chiedevi della Spranova 2000. Sì, intanto volevo salutare nuova, il nostro capitano Angelo Bracco, che ha letto che sta male, che ha avuto un intossico, lo salutiamo. Che cosa e poi, non lo so. Vurrani. Gol no, perché gol li sa fare, quindi gol non ha fatto indigestione di gol. Vi volevo ricordare che tutti i ragazzi nati nel 96-97, che venerdì, sì, 23 alle ore 19 presso il campo, lo stadio comunale di Bagheria, cominceremo uno stage per selezionare i ragazzi nati nel 96, nel 1996, sempre per allestire la prossima squadra del, per la prossima stagione. Perfetto. Allora ripetiamolo. Quindi, chi così fosse almeno, interessato, vi aspettiamo venerdì 23 allo stadio di Bagheria alle ore 19. Alle ore 19. Tutti i ragazzi che vogliono venire, gli fate il provino, vogliono giocare, perfetto. Perfetto, sempre alla guida del nostro Gian Matteo Lopipa, il professore Pedone, che sono quelli che si occupano della parte tecnica e atletica. Perfetto. Passiamo alle domande. Perfetto, ok. Cominciamo con Enrico Sanseverino. Sì. È cominciata la campagna acquisti, anche se per adesso è solamente Sotto traccia. Sì, si parla così, poi per però poi ancora colpire di concreto non c'è niente, infatti. Si parla di un certo Paulinho del Livorno. Secondo te potrebbe essere un giocatore interessante e che sposa appieno la causa del nostro Palermo? Beh, interessante sicuramente, perché ha dimostrato di saper giocare tanto in Serie B l'anno scorso quanto in Serie A quest'anno, un grande fiuto del gol. E credo tra l'altro che abbia segnato anche quest'anno in Serie A su punizione di testa, di destro e sinistra. È un giocatore completo, un attaccante completo che potrebbe sicuramente fare al caso del Palermo. Quindi non so se le voci di mercato che si inseguono ora in questo momento siano come gli 80 euro di Renzi. Vediamo alla prova dei fatti cosa arriverà. Si è parlato pure della cifra dai 6 agli 8 milioni di euro richiesto, e Zamparini ha glissato un attimino dicendo che sono un po' troppi. Quindi c'è una trattativa. L'interesse c'è. Sì, l'interesse la trattativa c'è, però c'è, sempre, come ha detto bene Giussi, sotto traccia. Iniziali. Sì. Se vuoi dire glissato, signor Giussi. Com'è? Glissato, che è un spray, glissato. È glissato? No. Glissato. Ah, glissato. Che vuol dire? Che è un deodorante. Passare sopra. Invece, grazie, invece gentilissimo. Quello scompare, quello nascosto. Prego. Enrico, gentilissimo. Prego. Invece a Livio chiediamo, si è parlato in questi giorni, in queste ultime settimane, stadio nuovo sì, stadio vecchio sì. Dico, molti dicono, ma perché non aggiustiamo quello che abbiamo e ci teniamo questo? Anche perché credo che lo stadio nuovo sia una meteora, e se lo possiamo paragonare al ponte di Messina, dico altro che meteora. No, io lo paragonerei all'acquario della bandita. Comunque ha ottenuto i finanziamenti. Sì, abbiamo ottenuto i finanziamenti, ma ora che costruiremo passeranno tanti anni. Infatti, non credo che noi riusciremo a vedere nell'acquario, nello stadio, che ne sono sempre stato convinto. Io credo che si potrebbe riorganizzare quello che abbiamo, anche perché insomma la posizione è bellissima. Abbiamo il Monte Pellegrino,
gli spazi ci sono, anche perché dovremmo andare a trovare uno spazio adeguato per andare a costruire il nuovo stadio. E questo poi ti comporta tutta la parte veicolare. È vero che stiamo organizzando a livello architettonico e anche, come diciamo così, non è uno stadio che anche con i giusti, io poi dico, non l'abbiamo fatto nel periodo dei mondiali, no? Che là avevamo avuto un'occasione, secondo me, di poter riammodernare un attimino il nostro stadio. Io credo che questa è un'ipotesi che non so se si porterà a termine. Si aspetta la legge nazionale anche sugli perché stadi. Scusate, io ho la sensazione che qua il nuovo stadio non lo voglia fare proprio nessuno. Ecco, tra le tante cose. Perché a prescindere dalla politica o dal re, il dato è che Zamparini non è che vuole fare un nuovo stadio. La sua proposta non è verso il nuovo stadio, la sua proposta è per un centro sportivo polifunzionale. Ma questo lo vuole fare fuori Palermo, in provincia. No, quello a Carini. L'idea del nuovo stadio, lui la lega esattamente a questo, perché siccome fa l'imprenditore, sa bene che costruire solo lo stadio è l'attività materiale edilizia, usiamo questo termine. Ma lui vuole dotarsi di ristoranti, di cinema, cioè vuole fare, non è lo stadio come centro commerciale, di stadio, non ne parla nessuno, dello stadio è l'ultima cosa che gli interessa. Però nella piana di Carini, dove vogliono costruire tutto, poi lo spazio rimarrà pochissimo, perché vogliono fare lo stadio, vogliono fare il mega centro biomedicale super americanizzato, eccetera eccetera, ma insomma vogliono fare business. Infatti. Il progetto stadio uguale progetto business. Credo che fare business. Antonio, credo che di Biagio Conte nel calcio non esistano. Ma non c'è dubbio. Allora, ma non è che ho detto che è negativo. Allora, non credo che è un imprenditore, per cui credo che faccia anche i propri interessi. Poco fa ti ho detto che oramai non è certamente l'incasso della domenica che può risollevare, che può creare le condizioni economiche di una squadra. Allora, se questo si inquadra in un più ampio disegno che porti la gente allo stadio, al centro commerciale, al ristorante, che dia la possibilità di lavoro, ma ne saremmo tutti felici. Però non parliamo di un nuovo stadio, parliamo di un'altra operazione. Anche all'estero ci sono questi stadi che sono inseriti in complessi che di stadio hanno poco, ma hanno tutto un... Enrico, io non sono contrario in linea di principio. Dico soltanto che è sbagliato, riduttivo, usare la terminologia il nuovo stadio. Ma lui lo ha sempre detto. È un'altra cosa. E quindi diventa improprio da questo punto di vista pensare di poter fare un'operazione che raggiunga gli stessi obiettivi con un miglioramento dello stadio oggi esistente. Sono due cose completamente diverse, questo volevo dire. Antonio, tu sai perfettamente che su questo impianto non è possibile assolutamente modificare nulla, infatti, su questo impianto preesistente. Quindi cerchiamo di essere realisti. Se poi dobbiamo criminalizzarlo, dico per carità, non è una persona che mi ha fatto mai simpatia, ma criminalizzarlo per questo, la verità però... Forse mi sono espresso male, io ho solo voluto dire che si tratta di due cose diverse. Non si può paragonare il progetto per la costruzione del nuovo centro polisportivo, polifunzionale, chiamiamolo come voglia, con la possibilità di ampliare, ristrutturare e migliorare quello esistente, perché il progetto è totalmente diverso. Sono due progetti incompatibili. Lui ha sempre parlato di no, come incompatibili? Ma sei andato mai all'estero per vedere che cosa sono questi stadi dove c'è tutto attorno un sistema di ristorazione, cinema? Sto dicendo, un conto è questo, ed è quello che lui vorrebbe realizzare. Altro conto è portare, nei termini in cui era stata formulata la domanda, un paragone tra l'opportunità di andare a realizzare questo tipo di iniziativa rispetto alla possibilità invece, e il dottore Blasi stava rispondendo in questo senso,
rispetto all'opportunità invece di mantenere lo stadio esistente, migliorandolo, ampliandolo per quanto è possibile. Sono proprio due cose diverse, non si sposeranno mai. Sì, non ho detto se sono favorevole. Era quello che c'era da fare, è stato fatto. Quello che c'era da poter fare è stato fatto. Il massimo è stato il secondo anello. Dopo il secondo anello non si può fare neanche come struttura il terzo, il quarto, no, perché cade. Esattamente quello che sto dicendo. Quello che c'era da fare è stato fatto. Un problema di capienza perché 40.000 spettatori là c'è un problema. Ci sono squadre a livello che fanno la Champions League che hanno 38.000 posti, 35.000, c'è chi ce ne ha 90.000, ma ci sono squadre che quest'anno hanno fatto la Champions League con 20.000 posti, 22. Quindi l'importante non è il numero, ma è riempirlo. Certo, perché poi facciamo uno stadio immenso e è sempre più vuoto. Io penso che 40.000 Palermo. Siamo nel 2014, creare anche un contesto più accogliente. Parlava sempre dello stadio per le famiglie, quindi avere anche degli spazi adeguati ad accogliere le famiglie. Guarda, io abito in via Croce Rossa. Quindi allo stadio. Di fronte allo stadio. Ricordo che quando fu alzato il secondo anello, Antonio, lo ricorderai, c'erano le manifestazioni degli ambientalisti che protestavano perché non si sarebbe più visto Monte Pellegrino. C'era una folla di persone sedute che guardavano Monte Pellegrino e non lo vedevano più. L'impatto ambientale. Ora il problema della politica è: la vecchia giunta aveva dato il suo assenso di massima, quello che vuoi, anche il nuovo stadio sorgesse dove ora sorge il vecchio impianto allo Zen. La nuova amministrazione vorrebbe che sorgesse d'altra parte della città. Insomma, c'è sempre la politica di mezzo che mette i bastoni fra le ruote, non si capisce cosa vogliono le amministrazioni. Zamparini dice che ha trovato l'accordo con Orlando e Orlando però dice una cosa diversa. Cioè non si comprende bene. Però sai bene che Orlando avrebbe sposato volentieri l'idea dello stadio in altra parte della città. Zona stabilita da lui. Stabilita da lui. Comunque la prossima domanda. Prossima domanda. E poi c'è la pubblicità. Ad Antonio Tito. Si parla di Lodi e Berghessio. Secondo te questo ponte fra Palermo e Catania è possibile o i tifosi non accetterebbero mai un giocatore del Catania? No, è possibilissimo, abbiamo tanti esempi nella storia, proprio non ha nessuna importanza per i tifosi se un giocatore venga dal Catania o altro. L'importante è quello che desiderano i tifosi, certo, con le tasche altrui, perché non con le proprie, perché non hanno i mezzi. Quello che desiderano i tifosi è che si faccia una squadra competitiva in grado di ben figurare, che dia entusiasmo e dia prestigio alla città di Palermo. Quindi tu pensi che Lodi ci possa servire nel contesto squadra? Allora, che ci possa servire è un altro discorso, che si possa fare nell'ambito, dipende qual è il progetto di Iachini, insomma, perché il punto è come Iachini intende impostare la squadra in Serie A. Comunque io Lodi lo vedo alternativa a Maresca. Se vuole giocare con la difesa a 3, e tanto vale non cominciare neanche, secondo me. Se vuole giocare con la difesa a 4 e trovare un sostituto adeguato, perché per me il problema è trovare qualcuno che sia in grado di sostituire Maresca, che è un ottimo giocatore, è stato determinante per il Palermo, però non so fino a che punto in Serie A potrà essere. Ci vuole un difensore centrale molto forte e ci vuole un attaccante che sia di sfondamento. Paulinho potrebbe essere uno di questi. Quindi Lodi potrebbe essere anche un'indicazione su un futuro 4-3-3. Perché Lodi, certo, così può giocare. Sì. Se decide di giocare a tre cambia tutto. Con due mediani massicci, quello che gioca davanti alla difesa che costruisce, dipende, e le tre punti. Perfetto, adesso la pubblicità, altrimenti la regia mi uccide, e subito dopo sentiamo ancora una volta il nostro amico Cesare Cernigliaro. Cesare Cernigliaro! Grazie. Eh sì, questa qua si intitola Il doppio senso. Anche questo un po' ha un significato. Yes. Diciamo che la malizia ce l'abbiamo tutti, dai. Tutti siamo un po' maliziosi, vero? Questo vuol parlare di doppi sensi. Lo sentite ora? 3, 2, 1, go! Come sempre con le mani. Le mani a casa rosse. Hey! No baby, come on! No baby, no baby, no baby, come on! Parto sempre prima, ma vengo molto dopo. Il gioco che faremo è quello del toro loco. Le corna che bu-
toccano la coupé. E la tipa che chiede il suo cachè. In auge il mestiere più vecchio del mondo. Il tipo chiede sempre lo sconto. Parole chiave ti vede e ti smonto. Oramai si sa che il meccanico è pronto. Mi suoni di sotto e scassa la sbarra. L'amica incandescente esce dalla barra. Super santo se adesso giochi con la palla. E passi la sera a suonare la chitarra. Dici che il mio è molto lungo e grosso. Il cammino è successo che ho riscosso. Io ti rispondo che staccate per davvero. Farlo ogni giorno ma è passione. Sono rimane a tempo. Il doppio senso, basta una parola che io male penso. Me la dai, te lo do, il doppio sono senso, non è colpa mia. Se io male penso, non è colpa mia se io male penso. Non è colpa mia se io male penso, non lo è, non lo è. Non è colpa mia se io male penso. Sì, ok. Decidi tu tra left o right. Basta che prendi mano il mio mic. Succhi così tanto come quelle di Twilight. E si alzano i gradi Fahrenheit a mille. Sei frasi da dire, dille. Ti piace così tanto ferro, ora fa scintille. A furia di spumante, troppo assalettante. Tu lattante, sei solo un dilettante. Sei solo un bambino, sei così terra a terra che sembra il muro di Berlino. Dici che fai venire il papino, ma si può abbassare a farmi un inchino. Lo faccio in camera e a volte per strada. Davanti alla gente che non mi danno nada. Meno un po' di spiccioli per il coraggio. Parlo di cantare da personaggio. Sono mani. Il doppio senso, basta una parola che io male penso. Me la dai, te lo do. Il doppio senso, non è colpa mia se io male penso. Non è colpa mia se io male penso. Non è colpa mia se io male penso. Non lo è, non lo è. Non è colpa mia se io male penso. Non è colpa mia, no, no, non è colpa mia, no, no, non lo è, non lo è. Sulle mani, sulle mani, sulle mani, finale, finale, fino alle mani. Sì ragazzi, più forte, perché io ve lo giuro, che non è colpa mia se io male penso. Grazie. Bravo, 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 bravo. Non è finita. Non è finita. No, è finita, è finita. Va bene, ok, grazie Cesare. Io volevo fare due, sì. Saluti. Due saluti. Uno è importante perché voglio salutare tutto il mio staff, che intanto c'è Luigi Cernigliaro, poi c'è Antonella Mantione, poi c'è anche il mio fotografo Daniele Scalia, che lo saluto, e soprattutto anche Ismaele Laverdera, che sì. Gli voglio fare un in bocca al lupo e tanti auguri, sì. E basta. Perfetto. Grazie mille. Grazie a te. Vediamo allora intanto l'altro turno per quanto riguarda... Applausi il tempo. Ecco, ecco, le prossime partite, allora, domenica, ore 15. Si va a Terni. Ternana-Palermo. Ternana-Palermo. È l'ultima. È l'ultima. Col Crotone. Col Crotone, che è in caduta libera il Crotone. Ora io, ci guarda, sarà lo scontro contro il Trapani. Secondo me andrà, a parte l'Empoli, il Bari in Serie A. Sì, è la squadra più in forma del mi momento. Mi sembra che sia, sì, proprio, sì, sì, perché sì, sì, giocano solo per il piacere di giocare. Una squadra che ancora non ha neanche una proprietà. E giocano molto non bene. È stata acquistata dalla nuova proprietà. Perfetto, siamo le battute finali. Allora, signor Melodia, che cosa... Sì, sì, Ah, ma è finita, è finita. È finita. Alzheimer. No, è finita, che c'è, signor Melodia? No, stavo pensando. E lui va sempre a tempo, so, essendo melodia. Oh, sì. I picchi, giusto. E la differenza tra Cernigliaro e me, lui è controcorrente, io ho svuotato, sì, il conto corrente. Nel vestiario lui sì. Sì. Come mai questa cosa? Sì, io diciamo che il mio nuovo album si chiama proprio Controcorrente. Ah, ecco perché hai ma modo. Perché ho scelto questo titolo? Intanto sono stati i fan a deciderlo su Facebook. Ho fatto una decina di titoli e hanno scelto Controcorrente ed è quello che piaceva di più a me. Essendo che comunque vado contro gli stereotipi. Sì. Sono un rapper, però di solito i rapper sono visti con tatuaggi, piercing, sì, no, che no, magari no, si drogano, ecco, però invece vado contro, perché alla fine per fare per esempio il mio genere non c'è bisogno di fare tatuaggi e cose, perché l'abito non fa il mono, così, il mono. Bravo, si dice. Bravo. Quindi a me piace andare contro queste cose, contro la droga, contro l'alcol, e invito i ragazzi a non giocarsi la vita, anzi godersela con le piccole cose che sono quelle grandi. Bravo, 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 giusto. Adesso l'applauso ci vuole, signor Melodia, visto?
lui è controcorrente, io ho svuotato, dicevo, il conto corrente, sì. Lui lo stereotipo, io ho guastato lo stereotipo con le cuffiette. Va bene. Poi sì, ha telefonato, cioè ha mandato un messaggio il signor Molarini. Molarini è odontotecnico, giusto? Giusto. Molarini, sì, manda un messaggio a Salvo Messina. Che succede? Fare qualche protesi, guarda. L'impianto dei denti laterali è pronto, può venirlo a ritirare. Finalmente ho finito il ponte di Messina. Ora sì. La signora Maria, sì. 92 anni per Simonetti. Sì, sì, perché di solito il signor Tony Carbone. Sì. Stanno sempre in contatto con la signora. L'ammiro molto, dottore. Morto. Lei che è conosciuto a Palermo, si può interessare per gli anelli dello stadio? Nel mio cuore lei rimarrebbe il signore degli anelli. Ah, perfetto, ho capito. Questa è perfetta, vero? E niente, ora diciamo mi trasferirò, signora, in un paesino dell'Olanda. E perché? Perché ho letto nel giornale che nel paesino dell'Olanda ogni rapporto sessuale che si ha con la propria moglie danno 50 euro. Ma mia moglie fa ricernoggio con 50 euro all'anno come persona a campo. Sì. Se fosse da pace e Cristo. No. Lei si deve rivolgere al dottor Piritone. Dottore. Perché ultimamente il dottor Piritone è stato qua in trasmissione, ha detto che si sta specializzando più in sessologia. Sì, sì. L'ha detto qua in trasmissione. Sì, io ce li ho questi raptus, però durano poco. Raptus. Diciamo voglie. Vado a caccia ora, vado a caccia. A caccia di che? No, a caccia. Prima ero vegetariano e sparavo i funghi. E ora vado a caccia, però non ci vedo, però ho l'udito, diciamo, straordinario. Certo. Mi porto a mia moglie, che però è sorda completa. E quindi ogni volta c'è l'altro sparato, poi mi dice, ma chi fa? Pigliato, dice, ma perché sparaisti? Quindi non riusciamo a sincronizzarci. Quindi dove si trasferisce in Olanda? In un paesino dell'Olanda, però dobbiamo vedere, sì. Vabbè. Sto raccogliendo i fondi, diciamo. Ah, i fondi, perfetto. Sì, sì. In Olanda, sì. Quindi ci posso andare allora. Quindi, e allora, Giovanni Messina, ripetiamo quello che stai facendo per l'Aspra Nuova 2000, venerdì prima che prossimo, dato che siamo in chiusura. Sì, venerdì prossimo alle ore 19 presso lo stadio di Bagheria facciamo uno stage per tutti i ragazzi nati nel 96-97 per la prossima stagione. Che cos'è un stage, signore? Chi si vuole esibire, venga. Una sorta di provino e poi una sorta di insegnamento. All'interno del provino poi gli insegnano come devono giocare, come devono tirare la palla, se la devono... La palla singola, hai capito? La palla, la palla, capito? Ci sono i passaggi perché palleggiano pure, gli insegnano a palleggiare. Palliano. Come la bambina che ci dice a suo padre, dice papà, ma è vero che il toro di sotto ha un sacchetto? Dice no, tutte palle su. Signoria, mi saluta la Casa Azzurra. Sì. Aspetta lì, saluto un saluto agli amici della Casa Azzurra. Ma ci vuole, la prossima volta devo io invitare un oculista, mi vengono dottori di tutte le specie, l'oculista per il signor Melodia, perché vedo che gli occhiali ha qualche problema. Soprattutto quando per esempio prendo l'autobus, ecco, dico il posto cedetemelo. L'altra volta volevo il posto, un ragazzo mi ha detto, dice, non può essere. Dice, ma io sono anziano, i dolori, dice, non è possibile. Dice, glielo dico ai carabinieri. Dice, sento, vuole capire che ho sogno l'autista, non mi posso sostenere. Certo. Un sacco di problemi. Va bene, ok. E allora, io ringrazio il signor Melodia, grazie per essere stato qui con noi. Grazie Giovanni Messina. Grazie a tutti voi. Grazie a voi, grazie a Cesare Cigliaro, grazie a Salvo Messina. E grazie Enrico Sanseverino, grazie Livio Blasi, grazie Antonio Tito. Grazie noi a voi. Subito dopo abbiamo la trasmissione di Vota la Voce, non andate via, guardate la replica tra non molto e noi ci vediamo il prossimo lunedì, la prossima settimana. Ciao a tutti.